Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. A che fine vediamo Gianfranco Vestuto? Lei, direttore di Russia News, che idea si è fatta? Ma io penso anzitutto che il consenso di Putin nella sua nazione è forte, quindi non è aumentato, quindi questo è proprio di dubbio. Poi non penso che abbia relazione rispetto all'azione, diciamo, militare. Per quanto riguarda il discorso di pace, sono d'accordo con Bersani, va perseguita quella, però come? Anzitutto con un dato concreto, perché io tornerei sempre a quelli che erano le piattaforme iniziali della trattativa iniziale, no? Erano quelle del Donbass e della Crimea. Ma molto semplice, perché non si fa un referendum e diciamo a questi popoli con chi vogliono stare? Sarebbe la cosa più democratica. Beh, ora mi sbrigate pure, perché sono rimasti così pochi, purtroppo. Sono rimasti un po'. Molti sono stati anche, portati in salvati, come dicono i russi, in Russia, quelli che erano fino russi, e gli altri poi sono rimasti dall'altro lato. Però questo penso che sarebbe la maniera più democratica e concreta, perché io non credo proprio che la Russia si fermi. Anzi, secondo me c'è un'escalation ancora più forte in questo momento del Donbass. David Parenzo. Ma adesso io ho letto anche alcune cose che ha pubblicato il direttore di Russia News. Alcune mi hanno anche colpito, perché insomma, lei qualche giorno fa ha pubblicato un articolo in cui diceva addirittura che gli ucraini sono dei satanisti. Cose che abbiamo sentito nella propaganda di Putin. Quindi adesso che lei proponga il referendum... Il giornale pubblica quelle che sono le notizie, sì, che fa. Quindi io mi vergognerei un po'. Che gli ucraini sono satanisti... Sai quanti giornali si devono vergognare? Ma insomma, dire che gli ucraini, direttore, sono dei satanisti... Quindi, non sta a me difendere l'articolista che l'ha fatto. Ha scritto... sta a lei perché il direttore... Sta a lei perché lei è il direttore. Sul serio ha scritto, ma lei ha scritto anche di peggio. In Ucraina il satanismo è legale, su Russia News. Lo conferma, no? Il suo giornale, questo autorevole. L'altra cosa che ha pubblicato è Zelensky fuggito da Kiev a 70 km dal confine. Sì, cioè, queste sono le notizie che mettevano in giro i russi. Voglio vedere le notizie che mettevano all'altra parte. No, ma io parlo col direttore. Cioè, lei è un direttore di un giornale, il direttore si assume la responsabilità delle follie che pubblica. No, le follie lo dice lei. In Ucraina non ci sono satanisti. Vabbè, lei c'è stato. Torniamo alle cose serie. Ne ha conoscenza dell'argomento. I satanisti, diciamo, ove anche ci fossero, non credo che qualifichino il popolo. Non è una buona ragione per fargli un'aggressione, anche qualora vi fosse. Però torniamo al punto. Torniamo al punto. Guardi, ha pubblicato delle cose che sono ridicole. Nomina sunt consequentia rerum. Il nome del suo giornale, Russia News, capiamo a chi si riferisce. Certo. Ma mi interessa molto di più invece.